Che hai da guardare? È un anno difficile. Per chi non ha fatto studi scientifici, le probabilità sono del 2%. 2%! La differenza tra uno studente di medicina e gli altri? Chiedigli di imparare a memoria l'elenco telefonico. Quello medio ti chiederà perché, quello di medicina per quando. Iniziamo con un argomento difficile, spuntino, 40 minuti. Poi un argomento facile, fino alle 17, merenda, 20 minuti. Di nuovo argomento difficile e la sera studiamo gli appunti fino allo sfinimento. Forse così ce la facciamo. Che ne dici? Avete 15 giorni per dare tutto, per rivedere tutto. Saccarosio più H2O? È meglio studiare gli appunti. Dobbiamo rispondere alle domande come degli automi. L'università? Tutto bene? La fosfoglucomitasi. Sì! Ma come ho fatto a non pensarci prima? 3 ore per rispondere a 72 domande con 5 risposte. Sono circa 2 minuti a domanda, quindi a questo ritmo non possiamo pensare. O rispondiamo col cervello rettiliano o a caso. Io penso che i migliori, quelli che alla fine diventeranno medici, siano molto più simili ai rettili che all'essere umano. Voglio fare il dottore. Siamo preoccupati per te. Ha perso la testa. Beh, meglio così. È un posto in più che si libera. È brutto da dire, ma è la verità. Da solo non ce la faccio, ma con te ci riesco. Ora è finita, è tardi. Potete prendere visione dei temi d'esame. Aspetta, aspetta, non ce la faccio più, sono stufo. Facciamo una pausa? Sì, pausa matematica. Ok, derivati, statistica, integrali. Non tutti sanno che Timothée Chalamet a 14 anni ha fatto un provino per il ruolo di Norman Bates in Bates Motel, ma non conoscendo Psycho ha preparato un monologo basato sul personaggio di Christian Bale in American Psycho, che con il capolavoro di Hitchcock ha ben poco a che fare. Inutile dire che l'attore venne scartato immediatamente. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi cliccando qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!